Ciao Gifoniani, Gennaro e Guglielmo vi salutano da Radio Arca. Oggi è una giornata di follia collettiva qui al festival, vero Guglielmo? Sì, è verissimo, infatti oggi abbiamo un ospite particolare, Naya Rivera, una delle protagoniste di Glee, serie che sta avendo un successo pazzesco. Sono arrivati pullman da tutta Italia, carichi di fan sfegatati. E non solo, infatti alcune fan sono arrivate addirittura dal Belgio e si sono accampate fin dalla sera prima al blue carpet. Ma la cosa bizzarra è che si sono legate alle transenne per non essere trasportate al parco Hollywood durante la notte. L'anno scorso Diane Agron, quest'anno Naya Rivera. Il Gliffoni sta diventando una vera e propria tradizione per il festival. Ed ora alcune interviste direttamente dal blue carpet. Da Roma. Milano. Roma. Calabria. Io, provincia di Bari, in Puglia. Dalle 6 e mezza di mattina. 7:45. Qui dalle 7 e mezza. Dalle 7 del mattino. Beh, Glee è diventata praticamente un'ispirazione. È stato il giorno più bello della nostra vita. È stato fantastico. Non ho fatto altro che piangere. Ogni volta che lo vediamo è un'emozione nuova. Ci sono sempre questi personaggi che ci rispecchiano tantissimo. Ciao! Qui Federica Irene, in diretta dalla Sala Turfu. Si è appena conclusa la visione del film Mood Indigo di Michael Gondry. In sala sono tutti stupefatti, incantati dal mondo surreale creato dal regista. Terene, cosa ne pensi di questo film? Io l'ho interpretato come una metafora della società moderna, dove un'ossessione può essere la vera protagonista della tua vita e può portarti via tutto ciò che hai di caro. A te Federica cosa è rimasto più impresso? A me ha colpito la storia d'amore, un amore infinito, e poi la rappresentazione della malattia di lei. Una malattia che contagia la vita di tutti quanti, condizionando il mondo che li circonda e lo stile del film che diventa sempre più cupo, risucchiante e asfissiante. Qui è tutto, a voi alla linea! Siamo in diretta dalla Sala Lumière, abbiamo appena visto Babylon Fast Food, il primo cortometraggio prodotto da Arca e realizzato dai ragazzi di Arca Cinema Giovani in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Il film tratta del tema dell'integrazione in modo leggero e divertente e ci fa riflettere su cosa significa l'Unità d'Italia oggi. La sala piena di ragazzi ha applaudito e noi di Arca Cinema Giovani non vediamo l'ora di realizzare un nuovo cortometraggio. Bene, da Radio Arca è tutto, a domani!